La Fiat produce autoveicoli dal 1899. Fabbrica anche aerei, armi, macchine agricole. Ha costruito grossi impianti industriali nell'Unione Sovietica, in Polonia, Argentina, Brasile. Rappresenta una concentrazione di potere forse unica in Italia. Un libro autobiografico della Agnelli ha raggiunto una tiratura record. Vi si legge come una donna, dagli anni 30 ad oggi, venga pesantemente condizionata dal suo essere donna, anche se è ricchissima e appartiene a una famiglia il cui potere si estende ben oltre i confini dell'Italia e dell'Europa. Lei è una donna che si occupa di politica, è una onorevole del Partito Repubblicano, una deputata, no? È sindaco dell'Argentario. Sì, ancora. Ancora. È una mamma dei sei figli. Una nonna di sei nipotini. Ecco, quindi ha, direi, un'attività pubblica e privata molto intensa e molto impegnativa, immagino. E dal suo libro, che credo migliaia di italiani hanno letto, quante copie ha tirato? 280.000. Quindi è un best seller, mi pare, in senso assoluto. Ecco, quindi molte persone e anche noi abbiamo così appreso della sua vita, che è stata molto movimentata negli anni 30, negli anni 40 in particolare. Ecco, oggi le ragazze, lei sa, sono molto più spregiudicate, molto più libere, chiedono una vita più indipendente anche dalla famiglia, no? Lei vuole raccontare com'era invece la vita di una ragazza, non so, intorno agli anni 30-40? In famiglia si viveva sicuramente in maniera diversa da come si vive oggi, cioè voglio dire, era molto difficile che una ragazza uscisse da sola. Anche, vabbè, quando si andava a scuola, si era bambini, piccoli, si era accompagnati, ma in genere anche da più grandi si era accompagnati, e in genere perlomeno io nella mia vita, anche quando andavo a fare l'infermiera, ero accompagnata da una signora, signorina, insomma, così di una certa età che viveva con noi e che faceva il corso di infermiera insieme a me, proprio perché non c'era l'uso che una ragazza uscisse sola. Voglio dire che forse il caso mio era anche un po' particolare, ma certamente le ragazze erano molto più tenute di adesso. Era difficile che una ragazza uscisse sola la sera con un ragazzo, oppure se usciva doveva tornare a una certa ora, era difficile che gli si desse la chiave di casa. Cioè degli orari praticamente. Sì, se la chiave di casa non si dava. Ecco, qual era un orario, diciamo, in cui si poteva ancora rientrare? Beh, direi le 10, ecco. Sì. Questo era il massimo, a Torino. Sì, a Torino. Sì, a Roma almeno, forse anche prima. Sì, a meno che non fosse una cosa eccezionale. E praticamente, diciamo, appuntamenti con i ragazzi erano piuttosto difficili. Sì, molto difficili. Molto difficili. Sì, bisognava così scappare di casa. Senta, comunque al tempo del fascismo c'erano anche molte di queste manifestazioni in divisa, eccetera, no? Io questo l'ho raccontato nel mio libro. Per me queste manifestazioni fasciste erano una forma molto insolita, perché era l'unica volta in cui effettivamente uscivo di casa da sola. Senza lo sciopero. Sì, ecco, non magari uscivo, ma sicuramente tornavo a casa, perché queste manifestazioni che comportavano sfilate attraverso la città, non si sapeva mai dove incominciava, dove finiva e quanto tempo avrebbe durato, per cui era impossibile che mi venissero a prendere, per cui finita la manifestazione o la adunata, a quel momento andavamo anche a spasso per la città,
andavamo al tram. Sì. Cosa inusuale. Sì. E poi camminavamo sotto i portici. E entravamo a comprare i bomboloni. È la vecchia Torino, la capitale dei Savoia, con i suoi palazzi, i suoi parchi, le sue fontane. Da Roma, i re di casa Savoia ritornano spesso a Torino a inaugurare esposizioni e monumenti. All'inizio del secolo, la Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, si sviluppa rapidamente. La catena di montaggio. Ecco il nuovo metodo importato d'oltreoceano. È questo il momento in cui Agnelli può incominciare a realizzare quello che fin dalla fondazione della società aveva rappresentato l'obiettivo principale della sua politica produttiva. Ora il marchio della Fiat appare sulle prime vetture fabbricate in serie, di cui il modello zero è il capostipite. La prima auto costruita non soltanto per pochi facoltosi. Un'auto che in luogo di 15.000 lire e più costa 8.000 lire. La catena di montaggio sforna ora 300 vetture al mese, ma la produzione di massa viene impiegata anche per potenziare l'esercito. Le guerre sembrano essere il collaudo decisivo dell'efficienza industriale di uno Stato. Dalle commesse di guerra la Fiat trasse un effettivo beneficio per la sua espansione produttiva. Tuttavia, nel 1918, al termine della Prima Guerra Mondiale, si trovò a dover affrontare all'improvviso il problema della riconversione a scopi pacifici di un apparato produttivo gonfiato dalla guerra. Su una vastissima area acquistata durante la guerra, Giovanni Agnelli fa costruire un nuovo stabilimento per la costruzione di auto economiche. Ma Agnelli si trova di fronte anche alle agitazioni sindacali degli operai che chiedono di partecipare agli utili della fabbrica. A Torino vive Antonio Gramsci, teorico rivoluzionario dall'acuta satira politica, e Bruno Buozzi, infaticabile organizzatore sindacale. Il mercoledì 1 settembre 1920 gli operai occupano le fabbriche. La Fiat risponde con la serrata. Dopo un lungo e drammatico periodo di occupazione degli impianti, Agnelli trova un accordo col presidente del Consiglio, Giolitti, e torna in possesso della fabbrica. Nel 1922 il nuovo stabilimento del Lingotto inizia la produzione di 2.000 vetture nuove al mese, che vengono collaudate sul tetto dello stabilimento. Scrive Antonio Gramsci. Le officine Fiat Centro sono uno Stato, un piccolo Stato assoluto che ha un autocrate, il commendator Giovanni Agnelli. Insomma, paradossalmente la Fiat ha sostituito la monarchia. Cioè, Torino era la città di casa Savoia e adesso è la città della Fiat. Vengono in visita sempre più spesso a Torino i personaggi del regime e della casa reale. Lei, ancora ragazza, molto giovane, vedeva per esempio, non so, venire a cena il principe Umberto. Sa, a quel tempo il principe Umberto viveva moltissimo a Torino. Stava al Palazzo Reale, era sposato da poco e veniva con questa moglie bellissima. E anche lui era un bellissimo uomo. Ed effettivamente sembravano quelli che lei, quando oggi vede ancora i film americani in cui le fanno vedere i reali, ecco, loro erano veramente l'immagine di questo. Il principe azzurro, questi? No, non il principe azzurro, quello che lei... La regalità. Ecco, la regalità. Non so se oggi lei vede in un film americano lo zar, lo immaginerebbe così. I film degli anni 30, lei li ricorda ancora? Sì, quali sono quelli che ricorda di più? Mi ricordo Clark Gable. Mi ricordo... Crick e Croc, che però non mi piacevano molto.
andavano, a quel tempo erano molto popolari. Sì. Degli attori, oltre Clark Gable, chi è che le piaceva? Non so, direi che Clark Gable era quello che mi piaceva di più. Cinderellino numero uno di quegli sì, anni. Sì, mi pare. Ed era, mi pare, un uomo veramente, anche un grande attore, oltretutto, comunque molto bravo. Insomma. Sì, mi sembra che fosse molto bravo. Così, erano, diciamo, le storie d'amore molto leggere, molto alla Hollywood. Sì. E lei ha vissuto anche in quei college, mi pare, no? Per qualche periodo. Sì, in Inghilterra sì, ci ho vissuto per un anno in collegio. Sì. Quanti anni aveva allora? 15. Sì. Guardi, io in Inghilterra ho vissuto prima in un collegio di suore fuori Londra, che era una cosa veramente terribile, perché era uno di quei collegi in cui le ragazze venivano trattate come se fossero delle deficienti, tutte, no? Perché lo scopo qual era? Di formare quale tipo di ragazze, praticamente? Ma io credo che in Inghilterra quel genere di collegio per ragazze della buona borghesia, sì, diciamo, preparava le mogli, praticamente. Sì, preparava le mogli, preparava le ragazze che poi comunque si sarebbero sposate appena uscite dal collegio. Si pensava che era completamente inutile che imperassero qualcosa che non era la più piatta forma di... Non dico, non so, si leggeva nemmeno un libro, ecco, per dirle. Ecco, mi pare che lei sia sempre ribellata così a questo concetto della donna intesa come, così, come destino, o come destinata a essere soltanto la moglie di qualcuno e non essere anche un individuo, no? Io, guardi, forse mi sono sempre ribellata, ma devo oggi riconoscere che mi sono ribellata senza alcun successo. Se lei pensa che oggi, io sono deputata al Parlamento, ho fatto il sindaco per molti anni, due o tre cose nella mia vita le ho fatte, non molte, e Scalfari scrive in prima pagina della Repubblica che Scalfari considera un giornale progressista, e anzi è abbastanza aperto alle idee femministe, scrive a proposito di qualche cosa che io ho detto, la sorella di Gianni Agnelli, insomma, dico, io ancora non vengo considerata Susanna Agnelli. Quindi continua questa... Qui, ecco, voglio dire che se io sì, mi sono ribellata è stato senza alcun successo. Ho capito. Comunque in famiglia, diciamo, nei rapporti con i figli, nei rapporti con le figlie, nei rapporti con i suoi collaboratori anche fuori dalla casa, lei ha però una sua personalità che diciamo, che prescinde dal fatto che lei è una donna, no? Io in questo senso non sono affatto femminista, non credo che sia vero quello che dicono le femministe, che le donne sono sempre violentate moralmente, non lo credo. Io credo che invece sia meglio essere nati donne. Lo credo perché io non ho mai incontrato nella mia vita una donna a cui io ho chiesto avresti voluto nascere uomo o donna che non mi abbia risposto no, preferivo nascere donna. Non ne ho mai incontrata una. Però è anche vero che le donne passano la vita a spiegarle che loro invece vengono calpestate sempre, violentate sempre e che la loro vita è generalmente un inferno. Credo che le donne possono, se vogliono, perché moltissime volte le donne preferiscono stare a casa e non fare niente, ma che possono invece conoscere il punto di vista della donna e anche molto bene il punto di vista dell'uomo. Quindi avere le due esperienze. Sì. In Versilia, negli anni 30, i ragazzi della famiglia Agnelli trascorrono buona parte delle vacanze. Poi un anno suo fratello Gianni fu rimandato in condotta, no? Sì. E per quale motivo? Beh, perché effettivamente credo che fosse un alunno abbastanza indisciplinato. E lei rimase molto male, lei piangeva, c'è scritto nel suo libro. Perché? Sì, certo, sono rimasta molto male perché l'hanno mandato in punizione, allora non l'hanno lasciato venire a Forte dei Marmi. In vacanza con lei? In vacanza con lei. E lei ci teneva molto? Eh beh, certo. Perché eravate molto legati? No, perché con lui mi divertivo di più. Sì, sì. In Versilia voi avete vissuto? Moltissimo, l'estate la trascorrevamo sempre a Forte dei Marmi, in questa casa. Stavamo sulla spiaggia, andavamo al mare, pescavamo, andavamo fuori in barca, andavamo a vela. Al mare è una cosa che non finisce mai. La vita al mare.
Voi andate al cinema insieme oppure lei da sola? No, c'avevamo il cinema sotto casa, dopo che mio padre era morto. Per cui al cinema andavamo insieme perché andavamo dentro casa. Mio nonno ci aveva fatto fare il cinema perché allora in lutto al cinema non si poteva andare. Nel 1935 Edoardo Agnelli muore in un incidente, mentre il suo idrovolante, pilotato dall'asso dell'aeronautica Arturo Ferrarin, sta ammarando nel porto di Genova. Sì, è stato così, un incidente molto sciocco perché avevano già ammarrato nel porto di Genova. E c'era un trave dentro il porto e l'apparecchio ha picchiato contro il trave e ha cappottato. E mio padre ha picchiato la testa contro l'elica. E dirò che adesso l'altro giorno mi ha scritto che oggi certamente è un uomo grande, sì, e che allora era un ragazzo di 20 anni, quello che ha raccolto mio padre nel porto di Genova. Sì. La perdita di suo padre, scusi se faccio una domanda molto personale, cioè per lei è stata, cioè, ha segnato un, così, un momento importante nella sua vita? Sì, moltissimo. Sì, moltissimo, soprattutto perché a quel momento ho capito che si poteva morire. E da allora io, quando mia madre se ne andava, avevo sempre paura che morisse. Cioè, voglio dire, a quel momento ho capito che effettivamente una persona può uscire di casa a mezzogiorno e non tornare più. Dopo la morte di suo padre, la figura del nonno, la figura di suo nonno, che poi è stato il fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli, no? E da quel momento è diventata più importante per lei? Sì, più importante anche perché lui ha fatto di tutto per essere molto importante nella nostra vita. Cioè, mio nonno era una persona molto autoritaria e avrebbe voluto essere lui solo ad occuparsi dell'educazione dei suoi nipoti. Sul tema dei mutati rapporti col nonno dopo la morte del padre, Nicola Caracciolo ha raccolto tempo fa questa intervista dall'avvocato Gianni Agnelli. Dividerei i ricordi dei rapporti miei con mio nonno in due tempi. Diciamo, fino a quando mancò mio padre, nel 35, avevo 15 anni, e poi 10 anni successivi, dal 35 al 45, dopo essendo mancato mio padre, praticamente vissi vicino a lui e molto con lui. Nel primo periodo erano i rapporti di un nonno con un nipote, quindi il ruolo del nonno era quello sempre della massima indulgenza, della massima protezione verso i nipoti. Quando poi mancò mio padre e venne a vivere più vicino a lui, evidentemente era un uomo autoritario, severo, affettuoso, ma non facile e certamente non abituato a un tipo di concezione permissiva dei rapporti anche di carattere familiare. Era molto esigente come persona? Pretendeva che uno facesse il proprio dovere e consentiva pochissimi limiti alla libertà e all'arbitrio di un nipote o di chi lavorava e viveva con lui. E nel primo periodo invece era diverso? Nel primo periodo questo ruolo era riservato piuttosto a mio padre ed evidentemente, come quasi sempre, i nonni sono quelli che concedono di più e consentono i margini alle cose più facili o più generose. Lei come si accorse di questo temperamento forte, autoritario di sua nonna? Beh, era la consuetudine di vedere come la gente che gli stava intorno lo trattava, il tipo di abitudine al comando, una specie di autorità assoluta, una specie di decisione, di una specie di rendere concrete tutte le decisioni che gli appartenevano. Dopo la morte di suo padre ci fu in famiglia un periodo un po' difficile, perché mi pare che suo nonno cercò di tenere voi bambini e di allontanare sua madre, no? Poi sua madre vi ha presi un giorno, vi ha portati in treno verso Genova, quando... Sì, dove poi sì, la polizia è venuta a fermarci sul treno a Genova. Ma quello è stato un momento molto brutto, anche perché mia madre ha proseguito per Roma e noi siamo rimasti soli con questi poliziotti che non erano particolarmente gradevoli. La polizia è entrata al treno, vi ha praticamente strappati dalle braccia di vostra madre. No. Ma questo fu l'intervento di suo nonno per... No, ma poi dopo mia madre a quel momento
è andata da Mussolini. Sì. E Mussolini ha messo a posto le cose, perlomeno per un periodo. Cioè i figli hanno potuto rimanere con sì, la mamma? Sì. E questo per voi è stato molto importante, immagino. Sì, molto. Anche perché noi avevamo tutti così moltissimo affetto per nostra madre. E quello fu un periodo tremendo per voi poi, no? Eh beh sì, certo, da allora la vita non è stata tanto allegra, per un certo periodo. Ma è anche vero che nella vita ci sono sempre periodi più rosei, poi periodi più scuri. Non si può pensare che sia tutto bello ed è difficile che tutto sia brutto. Senta... Quando si diventa vecchi si arriva a capirlo questo. Senta, invece la figura di Mussolini come se la ricorda? Beh, Mussolini me lo ricordo poco, me lo ricordo soprattutto di voce. Sì. Ecco, mi ricordo di averlo sentito quando faceva i suoi discorsi. La parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. Mi ricordo di averlo visto a Torino, ma molto di lontano. Sì, sì, sì. Anche quando parlava. Anche quando parlava. Perché c'è, per esempio, quando venne a Torino Mussolini. Mussolini in visita alla Fiat nel 1932. È un momento di gravissime difficoltà economiche, provocate almeno in parte dalla politica del regime. Il discorso di Mussolini, apparentemente sicuro di sé, è in realtà difensivo. Lo presenta Agnelli. Al voce dell'Italia fascista molto noi dobbiamo, al capo del governo venuto tra voi nel decennale ad onorare il vostro lavoro, lavoro torinese, lavoro italiano. Voi esprimete con l'imponenza stessa di questa vostra adunata, con la schiettezza dell'animo vostro, la riconoscenza e la fedeltà di Torino, che anche quest'anno saprà meritare l'alto riconoscimento della sua opera assistenziale. Qui all'ingotto batte il cuore di Torino operai. Dal nostro cuore si leva con l'entusiasmo le viva la rinnovata Italia e dal suo dolce. Viva Benito Mussolini! Si diceva che in quell'occasione della visita di Mussolini agli stabilimenti Fiat di Torino sembrava di vedere Mussolini un pochino in soggezione davanti a suo nonno, no? Lei se lo ricorda? Guardi, il mio nonno era una persona che metteva in soggezione quasi tutti. Quasi tutti. Ma effettivamente era un uomo molto duro. Però è strano, perché invece così, quando era solo, non era affatto una persona che mettesse in soggezione. Era un uomo che sapeva anche essere molto dolce. E d'altronde, tutti gli uomini che sono così al vertice di un potere economico, politico, probabilmente che hanno una grande responsabilità, devono avere anche un certo carattere, no? Per cui devono far fronte poi con questo carattere, con il loro comportamento, con la loro personalità, a delle situazioni anche difficili. D'altronde il potere economico è qualcosa di più stabile del potere politico. Per esempio, noi abbiamo visto negli ultimi 70 anni, diciamo, salire, scendere, cadere, scomparire la casa Savoia, per esempio, salire e scendere il fascismo, e mentre invece la Fiat, voglio dire, è rimasta, la famiglia Agnelli è rimasta, no, attraverso gli anni. Quindi in un magari certo senso, anche salendo e scendendo ogni tanto. Però in un certo senso questo dimostra che c'è una maggiore sicurezza, voglio dire, nel potere economico che non nel potere politico, non le pare? No, è che forse il potere economico è meno radicalizzato di quello che è il potere politico. Cioè, potere economico, è così brutto sempre parlare di potere. Sì. Ma, voglio dire, lei mi parla della casa Savoia o lei mi parla del fascismo?
il fascismo e la Casa Savoia comandavano l'Italia intera, a modo loro, uno da una parte e uno dall'altra. Invece la Fiat, io mi auguro che non abbia mai comandato nessuno. Se è anche vero che una grande casa automobilistica come la Ford o la Fiat non comanda politicamente a un intero paese, il suo potere economico è qualcosa che in modo diretto o indiretto influenza scelte e decisioni. Anche in campo internazionale, la Fiat viene considerata oggi una delle società multinazionali più autorevoli. E in particolare Gianni Agnelli viene ascoltato nelle riunioni al vertice da Davide Rockefeller e dagli altri big della finanza mondiale. Comunque, la Fiat, diciamo così, ha avuto una storia fortunata che è partita dall'inizio del secolo e è arrivata fino a oggi, un'espansione in Italia e anche all'estero, e in un paese che molto spesso, anche dopo le guerre, durante le guerre, eccetera, viceversa, non aveva la stessa fortuna. Quindi probabilmente c'è qualche cosa di più sicuro, di più stabile in una impresa, in una grande impresa industriale, che non nella conduzione di un paese, no, in un certo senso. Ma credo che mio nonno avesse scelto molto bene i suoi collaboratori, perlomeno si dice sempre di mio nonno che questo era veramente la sua maggior virtù come dirigente d'azienda, che sapeva scegliere i suoi collaboratori. Anzi, si racconta che Valletta lui lo ha trovato perché ha avuto una discussione con lui a proposito di un affare, e che a quel momento, quando ha capito quanto era intelligente Valletta, è andato a offrirgli di venire da lui. Lei dice che la Fiat non ha avuto alti e bassi, ne ha avuti anche la Fiat. E che si possono cambiare gli uomini in un'azienda, si possono cambiare gli uomini e l'azienda continuare. È come se lei mi dicesse, sì, certamente l'Italia, c'è stata a Casa Savoia il fascismo, però l'Italia continua. Sì, beh, i paesi, le nazioni non possono morire. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. La parola d'ordine è una sola. Vincere! Lei praticamente è stata coinvolta dalla guerra dall'inizio alla fine, no? Sì. Ecco, lei quando è scoppiata la guerra, che esperienza ha avuto praticamente? Ma quando è scoppiata la guerra, io già avevo iniziato il corso di infermiera volontaria della Croce Rossa, per cui sono andata subito in ospedale a curare i soldati, ed è questa certamente la prima volta che noi siamo stati in contatto immediato con quello che la guerra stava provocando in Italia, e che perlomeno io ho avuto la sensazione esatta di a che cosa la guerra ci avrebbe portati. Questo già all'inizio, praticamente. Sì, perché la campagna di Francia era stata disastrosa. Ecco, in quel periodo lei dove stava in Piemonte? A Torino. Ero a Torino e facevo servizio all'ospedale San Vito, a Torino, dove però curavamo questi soldati che erano tornati dal fronte francese congelati, con la cancrena, e che già appunto incominciavano a spiegarci come non erano attrezzati, avevano le scarpe di cartone, non avevano le calze dentro le scarpe, di come erano stati buttati allo sbaraglio in questa guerra a cui non erano assolutamente preparati, perché fino adesso si era fatta moltissima retorica
Invece nessuno forse si era reso conto di che cosa voleva dire realmente la guerra e in quali condizioni gli italiani ci andavano in guerra. Ed erano congelati in giugno praticamente, perché la guerra è scoppiata in giugno. Sì, ma però c'era la neve lassù, e perciò loro si erano presentati pessime. Quindi non erano preparati? No. E poi successivamente? Poi dopo di quello mi sono imbarcato sulla nave ospedale e sono stata molto. Sono stata prima sull'Aquileia, poi sono stata sul Virgilio e poi sono stata su una nave che era la principessa Giovanna. Poi sono state poi. L'Aquileia è stata anche silurata, proprio subito dopo che io ero sbarcata. È stata silurata e poi sono andate tutte a piccole le nostre navi ospedali. Abbiamo visto un film, La nave bianca, abbiamo visto alcune scene del film La nave bianca, dove appunto si vede la vita di queste crocerossine, tra le quali c'era anche lei, no? Ecco, com'era la vita su queste navi? La vita era... Le crocerossine oggi, le infermiere volontarie si offendono quando io dico questo, che effettivamente sulle navi ospedali le infermiere erano tenute quasi come delle recluse, era come se fossero delle suore. Infatti si tendeva di solito ad imbarcare infermiere molto vecchie, perché così avrebbero dovuto non toccare l'immaginazione dei soldati o degli ufficiali che venivano trasportati sulle navi, per cui parecchie erano vecchie. Poi naturalmente invece sono state imbarcate anche delle ragazze giovani e alcune erano delle bravissime infermiere. Noi avevamo un appartamento dedicato soltanto alle infermiere volontarie. Facevamo colazione nel quadrato insieme agli ufficiali, però a un tavolo destinato soltanto alle infermiere. Alla fine del pranzo o della colazione rimanevamo qualche minuto in piedi accanto al tavolo e generalmente il comandante della nave o uno dei medici o un altro degli ufficiali si avvicinava e rivolgeva qualche parola, però qualche parola in gruppo, cioè non c'era una conversazione fra un ufficiale e un'infermiera. Era sempre una cosa così, come se fosse stato un gruppo di suore, effettivamente. E poi allora ci si ritirava tutti insieme, la capogruppo diceva buonasera e ci ritiravamo nel nostro appartamento. Era ancora allora consuetudine che un'infermiera non potesse scendere dalla nave ospedale se non accompagnata da un'altra infermiera. Cioè come le suore. E che non si potesse entrare in un caffè. E che non potesse parlare con i soldati. No, non potesse certamente accompagnarsi con un ufficiale in libera uscita. Senta, e lei mi pare che nel suo libro appunto c'è scritto che lei invece qualche volta è uscita. Sì, perché mi sembrava, devo dire, una maniera abbastanza sciocca di impostare il problema. Che poi era la continuazione del discorso che facevamo prima, cioè di questa situazione della donna negli anni 30, no? Sì. Cioè che non era libera praticamente. Nelle lunghe serate di oscuramento serpeggiava un malessere impalpabile. Oggi, rivedendo gli spettacoli di allora, come questo film di Alida Valli, ci accorgiamo che non sfuggivano a un'atmosfera carica di tristezza e di nostalgia, quasi inerte. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, come lo amo. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai,
ahimè. E se tornerai, già sfiorita ogni bellezza troverai. L'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io vivo, sarà vivo in me, solo per te. Non ci sono i fucili per ogni soldato. L'esercito ha munizioni per un mese, non ha carri armati pesanti. L'arma aerea ha soltanto un migliaio di apparecchi. Nel fango di Grecia, nella sabbia di Libia, con le cartucce contate e la benzina razionata, con generali che non hanno il coraggio di dire la verità o di dimettersi, i nostri soldati prigionieri confrontano le parole e la realtà. Verso la metà della guerra, diciamo, lei ha incontrato anche suo fratello in Africa. Sì, era quando la nave ospedale ha preso una bomba, cioè una mina, era una mina vagante, per cui è saltata per aria davanti a Tripoli, ma non è stata così gravemente danneggiata da non poter ritornare in Italia, ma era proprio il momento che Tripoli stava per cadere. E lì ho incontrato mio fratello per puro caso, cioè qualcuno gli ha detto che la nave ospedale era entrata... Era ufficiale, soprattutto. Era ufficiale, sì. E poi lui si è diretto verso l'Algeria. Lui perché Tripoli era già praticamente in rotta. Perché ha combattuto prima in Russia e sì, poi dopo in Algeria. In Nord Africa. Sì. Sì, sì, sì. E come l'ha trovato allora? In Tunisia, veramente era. Sì. Allora si faceva la guerra. Sì. Come l'ha trovato? L'ho trovato, guardi, veramente per caso. Cioè, io sono scesa dalla nave ospedale in questo porto pieno di gente, perché si figuri. Tripoli stava per cadere, per cui cercavano tutti quelli che potevano, cercavano di andare via. C'era una confusione tremenda, ho visto improvvisamente questa campagnola che mi veniva incontro con questo ufficiale che era Gianni e che mi faceva un saluto così. E veramente, siccome non pensavo affatto che lui fosse a Tripoli, sono rimasta estremamente stupita. È stato casuale questo incontro. Ma credo che lui sapesse che io ero su quella nave ospedale, per cui quando ha visto entrare la nave ospedale in porto è venuto a cercarmi. Ma io non sapevo che lui fosse lì. E poi allora ci hanno dato, così a me hanno dato questo giorno di licenza, visto che era mio fratello. Mi hanno permesso di andare con lui e siamo andati a Sabrata. A vedere... le rovine. Sì. Il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo decreta la caduta di Mussolini. L'armistizio con gli anglo-americani viene firmato all'inizio di settembre. Ma il comando supremo dell'esercito, con in testa Re Vittorio Emanuele e il maresciallo Badoglio, fugge di notte da Roma, abbandonando i soldati senza ordini al loro destino. Porta San Paolo, la difesa dei soldati contro gli invasori tedeschi resta solo un eroico atto simbolico. Lei era qui a Roma in quel periodo? Io ero a Roma.
Certamente l'8 settembre. Ecco, dove era la villa che lei abitava? Qui, al fondo di queste scale, ecco, guardi, di qui si vede il comignolo della casa. Era il Parrasio? Il Parrasio. Cioè infatti. L'Accademia... Degli Arcadi. Degli Arcadi. Dove... In quel momento il generale Carboni ha riparato in casa di mia madre, insieme a suo figlio. Carboni era il capo della difesa di Roma, praticamente, il capo della guarnigione, credo. Sì, Carboni si avrebbe dovuto difendere Roma. Sono certa che per lui sarebbe stato molto difficile difendere Roma, date le circostanze che sono poi emerse. E Raimondo Lanza, con cui io a quel momento ero fidanzata, anche se oggi mi sembra di capire che ne avesse altre due o tre di fidanzate, ma comunque Raimondo Lanza era il suo ufficiale d'ordinanza, per cui era venuto a casa insieme a Carboni. Ci vuole raccontare la fuga di Badoglio da Roma, e in particolare quando Lanza andò a chiedere ordini per il generale Carboni, che cosa è successo? Sì, perché ce l'ha raccontato con dovizia di particolari al suo ritorno, di come aveva seguito questa colonna, l'aveva finalmente trovata ad un passaggio a livello, aveva trovato in fila una grande quantità di macchine in cui c'erano Badoglio, re, regina, altri generali, e allora lui era andato a chiedere da parte del generale Carboni che cosa si dovesse fare per difendere Roma. E allora alcuni di questi generali erano scesi dalle macchine ed avevano iniziato un piccolo dibattito fra di loro per vedere quale dovesse essere il consiglio, ma a quel momento si è aperto il passaggio a livello perché il treno era passato e allora si sono ributtati tutti nelle macchine. E quando Lanza chiese a Badoglio e al re che ordini doveva portare al generale Carboni, che cosa gli hanno risposto? Gli dica di arrangiarsi al generale Carboni. Che è una soluzione abbastanza... Che si arrangi. È molto difficile anche per un generale agire quando chi dovrebbe darti gli ordini se n'è andato e non te li dà. L'occupazione tedesca di Roma dura dal 10 settembre 1943 al 4 giugno 1944. 9 mesi di repressione contro i partigiani e la popolazione civile. Arresti, fucilazioni, torture, deportazioni. È un lungo periodo di intrighi e trattative tra tedeschi, Vaticano e alleati. La principessa Virginia Bourbon del Monte, madre di Susanna Agnelli, avrebbe avuto una parte importante nelle trattative segrete fra i tedeschi e il Papa. Il generale Karl Wolff, comandante delle SS e delle forze tedesche in Italia, si incontra con Papa Pio XII in Vaticano. È con lui il suo vice, il colonnello delle SS Eugen Dollmann. Senta, poi verso la fine dell'occupazione a Roma ci fu un'iniziativa per salvare Roma dalla distruzione militare, no? Sì. Ci racconti cosa è successo? Sì, questo si potrebbe dire anche se poco dei dames, no? Perché erano sempre donne che erano in... C'era la principessa Bourbon del Monte, poi Agnelli, vedova Agnelli, vicina Agnelli, che mi faceva venire un giorno pomeriggio per prendere un aperitivo alla sua bellissima villa del Palacio al Cianicolo. E allora ha detto, abbiamo parlato che a Carate abbiamo visto tante belle cose, ha detto, ma lei ha tutte queste porcellane che aveva in villa. Ah no, diceva, quelle sono le porcellane di sua altezza reale, il principe ereditario, perché prima di andare via di Roma mi ha mandato un sacco di roba e tutto questo il principe ereditario, porcellane e quattro, che va bene. E adesso però dice, bisogna salvare Roma. Ah, dice, bellissimo, ma come vuole lei salvare Roma? No, io no, ma io sono molto amico del cardinale Cacciadomiglioni. E Cacciadomiglioni era un cardinale domenicano, non lo so precisamente. E poi mi ha detto che mi aiuto presso il Papa e lei deve aiutarmi a far venire Wolf dal lago di Garda a Roma e io arrivo ad arrivare che Wolf sarà ricevuto presente lei da sua santità. Ha detto questo però quasi sempre una leggenda. Lei crede che Wolf nella sua qualità di generale delle SS può andare facilmente al Vaticano e viceversa che sua santità riceve un generale delle SS in piena guerra? Ah, lasciate fare a me. Sì, lei si ricorda questi fatti? Sì, ma soltanto che quando è successo questo io ero in Svizzera
E mia madre invece era a Roma, i tedeschi l'avevano a un certo momento arrestata, l'avevano portata in questa clinica di San Gregorio, dove avevano l'abitudine di portare. Ecco, questa è la casa, sì. Vede, con questo pino. A questa qui giù. Ecco. Ecco, e quando stavate in questa villa, appunto, Dolman ricorda che veniva a trovare sua mamma e che hanno parlato di questa possibilità di... Sì, infatti loro hanno poi chiesto a mia madre di mediare l'incontro fra il generale Wolf, sì, e il Papa, sì, in Vaticano, per discutere della uscita dei tedeschi da Roma senza far saltare i ponti, mentre invece era stato in un loro primo progetto. Ecco, si telefonate in inglese, in francese, dominicani, era proprio una cosa del Settecento romano. Andando là siamo arrivati alla fine che Wolf arrivava alle 6 di mattina ed io dicevo: generale, lei arriva a Roma non per a pranzare con le principesse romane, ma viceversa, di andare adesso subito come in Vaticano. Ma dice: io solamente sono in divisa, no, lei deve prendere il vestito mio e costumarsi e andare nei vestiti miei, lui era molto più alto di me, ha preso un vestito terribile mio, siamo andati in piazza San Pietro accompagnato da padre Pfeiffer. E io sono andato fino all'anticamera. L'anticamera ha lasciato entrare da solo e lui è rimasto un'ora e mezzo quasi, da solo sul letto. Sicuramente presento padre Pfeiffer. E poi è uscito, ha detto che lui ha parlato lunghissimamente della possibilità di salvare Roma dalla distruzione andando via le truppe tedesche, no? E sono rimasto inteso che Kesselring, bisogna arrivare adesso presso Kesselring, che Kesselring non fa saltare i ponti. Perché tutti i ponti sul Tevere erano minati, bastava un bottone e tutti i ponti, compreso Sant'Angelo, eccetera, andavano in aria. E allora siamo intervenuti, anche l'ambasciatore presso il Vaticano, il barone von Weizsäcker, è intervenuto a Kessler finalmente, dopo tante tente si è deciso di non combattere, perché lui diceva: io da soldato devo combattere, perché i ponti per me sono una cosa militare, cosa mi importa, io non un ponte storico, io devo difendere la mia truppa. Alla fine siamo andati via senza che caduta neanche una bomba, perché Sua Santità, tramite un'altra persona che era una donna di Napoli, nobile donna di Napoli, che è venuta pure da questa, una gran dama, forse dell'ambiente del principe ereditario o del cardinale di Napoli, anche lei andava con me da Kesselring dicendo: eccellenza, salvate Roma, seconda dama, terza dama, Eleonora Attolico, ex ambasciatrice presso il Vaticano, no? Che era molto amico di Hitler. Lei mi ha dato notizie per farli venire a Kesselring nel nome di suo, del marito. Così erano tre donne che praticamente hanno fatto loro salvare Roma. La Virginia Agnelli, donna Eleonora Attolico, e questa nobile donna di Napoli, di cui non so nemmeno oggi il nome. Ciocco di Dan. Dice Dolman addirittura che forse da questo incontro di Wolf col Papa è nata addirittura la... Così l'idea della resa poi dei tedeschi in Italia. Ecco, io adesso questo non glielo so dire perché non c'ero e perché mia madre è sempre stata estremamente discreta nei confronti di questa operazione che aveva condotto. So che lei aveva mediato questo incontro, questo ce l'ha detto molte volte. La sera del 4 giugno 1944 Roma è liberata dai soldati alleati. Poi adesso, alla fine della guerra, lei guidava una ambulanza. Sì, questo io sono... È stata un'esperienza, mi pare, abbastanza dura, perché la campagna d'Italia è stata una campagna così... Sì, noi quando finalmente siamo riusciti a metterle in piedi, queste ambulanze, per dire che finalmente siamo riusciti a muoverci, la guerra era pressoché alla fine. E siamo partiti per il nord, eravamo appoggiati alla Quinta Armata Americana, Però voi eravate italiane. Sì, noi eravamo italiane. Esercito italiano. Sì, beh, Croce Rossa italiana, Croce Rossa italiana, però gli americani ci davano la benzina, ci avevano dato le gomme, che erano la cosa più difficile da trovare a quel momento, ci davano i K-Rations, queste scatole di viveri. Sì, cosa ricorda di quel periodo, qualche episodio così in particolare? Beh, guardi, l'episodio più strano, perché è abbastanza sintomatico, è questo. Noi vestivamo un uniforme blu-grigia, così, che era il battle dress, come portavano gli americani, con la sottana, però uno strano berretto in testa,
che le mie compagne di allora, che guidavano l'ambulanza, detestavano, ma comunque avevamo questo berrettino. Un giorno siamo arrivati in un paese sulla Porretta, dove ho fermato una ragazza italiana per chiederle dove si trovava il comando americano, e lei mi ha guardato e mi ha detto: io non capire americano. Io ho detto: ma guardi che io le sto parlando in italiano, cioè io non capire americano. Perché era tale la convinzione che una ragazza vestita in uniforme con il battle dress dovesse essere americana per forza, che non sentiva nemmeno che io le parlavo in italiano. Ecco, questo direi era veramente sintomatico. Cioè noi eravamo abituati che se una donna era in uniforme aveva un velo così e un mantello, una mantella, ma insomma la ragazza vestita da soldato era una cosa inaudita, è una cosa che non c'era. A Firenze, durante tutto il mese di agosto, continuano feroci i combattimenti dentro le mura della città. Soltanto la notte del 31 agosto i tedeschi si ritirano definitivamente da Firenze, incalzati dai partigiani e dalle forze dell'ottava armata britannica che liberano la città. Quando Firenze fu liberata, lei era da quelle parti? Sì, ero a Firenze. Ecco, la liberazione di Firenze l'ho vissuta proprio tutta, giorno per giorno, direi ora per ora. Perché mio fratello aveva avuto questo incidente, ci avevano riportato, stavamo in questa... Ha avuto un incidente d'auto, mi pare, no? Sì, si è rovesciato l'automobile dentro un fossato, sì. Mentre cercavamo di attraversare le linee. Sì, eravate insieme? Eravamo insieme. Sì. Eravamo insieme con un tedesco, però, che aveva guidato l'automobile, che era entrato dentro questo fosso. La macchina si è rovesciata e Gianni ha avuto un incidente molto grave, gli si è spaccato il piede. Poi hanno fatto saltare i ponti i tedeschi e allora siamo rimasti fino a che proprio non siamo stati liberati e sono entrati. Per cui gli alleati io li ho visti arrivare a Firenze. Da lei si ricorda quel periodo così fra la guerra e la fine della guerra? Cioè, lei si ricorda se in quel periodo effettivamente c'è stato un momento in cui le donne hanno avuto una maggiore libertà praticamente? Cioè, è cambiato qualche cosa nel costume in Italia in generale, per le donne in particolare? Direi che durante la resistenza sicuramente qualche cosa è cambiato, perché a quel momento gli uomini hanno incominciato a rendersi conto che avevano bisogno delle donne. Lei sa che le donne, soprattutto quelle italiane, nella resistenza hanno lavorato moltissimo. Hanno lavorato moltissimo anche perché c'erano delle volte in cui era più facile per le donne muoversi che non per gli uomini. Per cui come staffette, porta ordini, e poi anche per aiutare i partigiani. Hanno lavorato molto e difatti alla fine della guerra, se lei ricorda, poi le donne nel primo Parlamento italiano, nella Costituente, erano molto ben rappresentate, molto più di quello che lo sono state in seguito. Ecco, i suoi rapporti con i suoi fratelli, con le sue sorelle, no? Attraverso gli anni, mi pare che tra lei e Gianni c'è sempre stata una particolare
Sì, sì, direi di sì. Sì. Vi siete capiti molto bene, insomma. Sì. Continua ad esserci una grande amicizia. Sì. E continuiamo ad essere tutti molto legati. Senta, tra fratelli e sorelle. Da questo punto di vista, ecco, lei probabilmente, non so se lei me lo può dire o se me lo vuole dire, ma insomma, il fatto di essere un Agnelli, no? In un certo senso ha condizionato la sua vita. Sì, sicuramente l'ha condizionata, non c'è dubbio. C'è un grande movimento nella sua vita, cioè lei è stata sulle navi ospedale, lei è stata sulle ambulanze, lei ha viaggiato, è stata all'estero, eccetera. C'è stato forse in questo, adesso non vorrei fare una psicanalisi per carità, ma forse un tentativo di fuggire da legami troppo, direi, stretti e ricercare invece autonomamente una propria via. Beh, vede, io penso che la mia via oggi sia del tutto autonoma. Io ho scelto un partito, quel partito mi ha accettata, non è lo stesso partito che ha scelto un mio fratello. Sono stata la prima, direi, della famiglia ad occuparsi di politica seriamente o di politica attiva, incominciando a fare il sindaco 3 anni fa. In questo io penso di avere una vita del tutto autonoma. Purtroppo è molto più difficile che lo pensino gli altri, vede. Comunque, mi pare ormai assodato che tutto ciò che riguarda così le grandi imprese, i grandi clan, è collegato bene o male con la politica, no? Per esempio, noi sappiamo benissimo l'importanza che ha avuto anche la Fiat, come tutte le grandi industrie, sia in pace che in guerra, nella vita di un paese, come per esempio dell'Italia, nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, eccetera. E di pochi giorni fa una fotografia che ho visto tutti i giornali del presidente della Fiat, di Gianni Agnelli, col generale Haig, alle grandi manovre della NATO. E quindi evidentemente esiste, diciamo, non dico una connessione diretta, ma insomma c'è un rapporto fra il grande potere, no? Economico e il grande potere politico. Ecco, da questo punto di vista, la politica, così, la vita politica, perché la interessa? Perché io credo che in Italia bisogna occuparsi di politica. Credo che per troppi anni le persone che anche avevano qualche cosa da dire se ne sono preoccupati troppo poco, lasciando sempre agli altri e poi lamentandosi anche molto di quello che gli altri avevano fatto. Io non credo che sia giusto lamentarsi di un qualche cosa se si può prendere parte a quel qualcosa e cercare di migliorarlo. I nomi degli Agnelli si leggono sempre più frequentemente sui giornali italiani e anche su quelli stranieri. Della famiglia Agnelli, di lei, di suo fratello Gianni, di suo fratello Umberto, si parla quasi tutti i giorni sui giornali, no? Si dicono varie cose, eccetera. Ecco, secondo lei, quali di queste cose sono le più sbagliate e quali sono quelle che sono, direi, diffuse in un modo che lei non condivide? Vede, io credo che sia mio fratello Gianni, che mio fratello Umberto, che io, sicuramente qualche volta sbagliamo. Credo che forse la cosa più sbagliata che lei mi chiede i giornalisti attribuiscono alla nostra famiglia è quello di avere degli schemi preordinati per fare certe cose. Credo che se sbagliamo, come sbagliano anche gli altri, è perché in quel momento pensiamo che sia la cosa giusta. Poi forse ci accorgiamo di aver sbagliato. Cioè non c'è malafede? Ecco, direi che non c'è malafede. Ecco, e da questo punto di vista sempre, forse il pubblico guarda certe persone con interesse, a volte con invidia e a volte anche con malanimo, diciamo così, no? Ecco, secondo lei qual è la realtà, diciamo così, degli Agnelli? Beh, è anche giusto che se lei guarda le persone a volte con invidia, ci siano delle altre che le guardino con malanimo. Io credo che la cosa migliore sarebbe guardarli con obiettività, per quello che sono. E secondo lei, obiettivamente, come siete?
Siamo delle persone che a volte fanno delle cose giuste, a volte fanno delle cose sbagliate. Con una responsabilità più grande degli altri. A volte con una responsabilità più grande degli altri. Se volessimo fare adesso un brevissimo panorama della vita delle ragazze dal 1930 al 1976 in Italia, che cosa è cambiato essenzialmente nella vita delle donne e delle ragazze in particolare? Credo che le donne come i giovani sono più consapevoli oggi di quello che potrebbero fare, anche se moltissime volte non lo fanno. Quindi oggi sono, direi, più coscienti delle loro possibilità. Coscienti che se stanno a casa, in fondo, in gran parte è dovuto alla loro pigrizia. E qual è, secondo lei, così, una prospettiva nel futuro immediato e in quello più lontano per le donne in Italia? Beh, io mi auguro che le donne si muovano di più. Credo che sarebbe molto necessario. Credo che effettivamente il mondo cambierebbe se le donne si preoccupassero di più della politica, delle cose degli altri, delle questioni sociali, di quello che è nell'interesse di tutti. Senta, comunque anche nella sua famiglia lo schema è rimasto quello tradizionale, cioè ci sono gli uomini che sono rimasti, diciamo, in testa anche all'azienda e lei ha una sua attività che è fuori, diciamo, no? Questo è casuale oppure... Ma anche nella Repubblica lo schema è rimasto tradizionale, mi chiamano la sorella di Gianni Agnelli. Quindi sarebbe difficile avere Susanna Agnelli Presidente della Repubblica Italiana? Beh, questo non credo che lo vorrei. Grazie. They begin the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. Live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to divine, what rapture serene. Ma sono mille